Secondo me la partita presentava tante difficoltà, tante insidie per l'aggressività, l'intensità e anche la velocità dei nostri avversari. Siamo stati squadra, però la cosa importante è che siamo stati squadra, abbiamo creato. Credo che per 70 fino al secondo gol la squadra mi è piaciuta in tutto. Poi è chiaro che ci sono sempre delle situazioni che puoi sviluppare meglio. Dopo il secondo gol abbiamo smesso di giocare, abbiamo concesso delle situazioni che potevano riaprire la partita, e questo deve essere un segnale che dobbiamo, se tu hai la bravura di fare la partita con determinati concetti, con determinato modo di giocare, devi portarlo avanti fino alla fine e non ti devi fermare. Però molte insidie c'erano e ancora una volta la squadra si è fatta trovare preparata. È chiaro che adesso la squadra ha una sua identità, ha un suo modo di stare in campo, ci crede, ha fiducia. E poi abbiamo qualità, perché senza qualità non si fa niente. Noi adesso abbiamo la consapevolezza di avere un reparto offensivo con dei giocatori che possono trovare la giocata vincente in qualsiasi momento, e dobbiamo continuare a lavorare, siamo solamente all'inizio, ci sono tante cose che possiamo fare meglio, sicuramente la squadra può crescere, i nuovi arrivati devono crescere, devono trovare ritmo, devono capire le nostre situazioni ancora meglio. Abbiamo un impegno importantissimo giovedì, la squadra sembra che io metta le mani avanti, ma è una squadra che non perde da 9 mesi, che ha giocato già quasi 20 partite in campionato senza perdere neanche una, è giovane, veloce, quindi adesso recuperiamo energie, cerchiamo di mettere in campo un'altra prestazione da Milan e cercare di passare anche questo preliminare. Il merito è tutto dei giocatori, il merito di farsi trovapponti, di lavorare, di non abbattersi a difficoltà è dei giocatori assolutamente, e Davide è stato bravo a questo, ha sofferto anche delle mie scelte negative per lui a favore di un qualche suo compagno, ha sofferto qualche critica, ma non ha mai perso la voglia di essere disponibile, di lavorare, è un giocatore che sa stare molto bene in campo, sono contento che si stia togliendo questa situazione. Quando un giocatore partecipa, è collaborativo, è disponibile, è professionale, si merita tanto, quindi quando gli vengono riconosciuti queste qualità sono particolarmente felice. Giocare qui a San Siro è sempre bello, uno stadio che ha fatto la storia del calcio, quindi sempre, ogni volta che ci giochi è sempre emozione. I tifosi sì, anche oggi si sono sentiti, anche se pochi. Comunque abbiamo sentito il calore, ci dice sempre di lavorare molto, di lavorare, 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 e quando poi un giocatore è pronto lui ti fa giocare, perché è giusto così. Quindi il nostro primo obiettivo è quello di lavorare durante la settimana, e rimane sempre lo stesso, è sempre forte. Anche oggi ha usato una grandissima mano con la doppietta, quindi per noi è un esempio, per tutti, quindi va solo ammirato. E basta. Bene, è finita, noi stiamo pensando alla prossima partita che faremo fra pochi giorni, che abbiamo deciso di pensare e mettere mattoncino su mattoncino per costruire la nostra casa. Credo che questo momento sicuramente lo ricorderò, come giusto che sia, però con la testa subito per la prossima gara.